Museo di Napoli nasce il primo museo ambulatorio d'Italia, La cultura che cura, e curarti dall'ombra alla luce, il progetto che nasce dall'idea di Francesca Barrella. Il museo ambulatorio si compone di 3 sale principali, è una stanza che ci fornisce degli stimoli attraverso una strumentazione di tecnologia per assistere nella fruizione dell'arte e nella riabilitazione persone che hanno disabilità, in particolare per esempio le persone con Alzheimer, le persone, i bambini con autismo. È una bellissima iniziativa che la mia azienda ha sostenuto a vantaggio dei pazienti. Noi ci pregiamo di non curare soltanto la malattia, ma di prendere in carico il paziente in maniera olistica, guardando a tutto ciò che è la sua salute psichica, psicologica, il suo benessere complessivo. È un'emozione per me, che sono un medico, ma sarà qualche cosa che rappresenta la vita per persone che hanno disabilità. Quindi sicuramente è un'innovazione da questo punto di vista, è un modo di fare assistenza totalmente diverso, in cui vengono fuori quelle che sono le aree profonde del cervello, che verosimilmente non sono intaccate dalla demenza e quindi possono essere oggetto da parte degli ammalati di un'interazione con l'ambiente che altrimenti sarebbe più difficile e complicato. E abbiamo creato questa stanza multisensoriale per la prima volta in un ospedale ambulatorio, e proprio per unire i vantaggi di quello che crediamo possa fare l'arte in ognuno di noi, perché crea emozione, e sfruttare questa emozione attraverso queste installazioni di stimolatori, no? Che con la luce, con il suono, riescono ad entrare in contatto con i pazienti e quindi andare a toccare quelle corde per rilassarli, stimolarli e in definitiva curarli.